crolla un po' il morale vedere queste immagini, questa nebbia che purtroppo non ci consente, ma volevamo proprio il conforto di queste immagini per chiarire in quali condizioni atmosferiche si concluda questa ottava tappa da Pescara al Gran Sasso, 253 chilometri. Se pensi che 4 giorni fa stavamo a 38 gradi. Tu pensa in quali condizioni siano costretti ad affrontare il giro gli atleti? 30... Lo so, io ne ho fatti 12 di Giro d'Italia, quindi sì, so quanto sei qui, lo so, ma per dirti, so quanto è difficile, e soprattutto quando trovi tappe, perché col caldo riesci bene o male a difenderti, ma quando fa freddo... Ma è soprattutto lo sbalzo tra l'Africa e... Il Polo Nord. Sì. Per Africa intendo i 40 gradi. Per vincere una grande corsa tappe bisogna avere fisico, bisogna avere testa, bisogna avere la concentrazione. Sono pochi i corridori che possono vincere le grandi corse a tappe, e anche per questo, perché devi essere capace di sopportare i 40 gradi, devi essere capace di sopportare la neve, i 2-3 gradi. 3 chilometri alla conclusione, mentre il ritardo del gruppo Berzin è salito a 7 primi e 30 secondi. 3 chilometri alla conclusione. Quindi uno sprint, no. Naturalmente non con i velocisti, i Cipollini, i Bly Levens, i 40. No, non ci sarà uno sprint, ci sarà qualcuno adesso che scatterà, anche perché poi l'ultimo chilometro forse è il più impegnativo. Intanto ricordiamo che domani ci sarà la nuova tappa, la nona tappa, cronometro individuale Ancona, 32 chilometri, un tracciato ondulato, è molto tecnico. Scatta Jimenez che appena trovato la salita dura si è portato in testa, ma anche Pantani, Camenzi e Negotti si sono riportati su Jimenez. Quindi tutti gli scalatori in testa. Jimenez, primo scatto al Giro d'Italia. Jimenez che alla Vuelta dell'anno scorso si era imposto ben 4 volte. Sì, Jimenez che... la posizione che aveva intorno a 15-20 km dall'arrivo era una scelta, quindi non era assolutamente perché era in difficoltà, ma attenzione perché è partito Pantani forcing con Gotti alla ruota. Attacco di Pantani, siamo a 2 km dalla conclusione. Di Grande e Di Luca in difficoltà. Pantani il pirata, dimostrazione di forza. Il vuol dimostrare di essere lui il capo di questo Giro d'Italia, il faro. Intanto mentre Eras, l'altro spagnolo, ha forato. Pantani e Gotti al comando. Un testa a testa di grande spicco agonistico. Gli ultimi due vincitori del Giro d'Italia, quindi Pantani e Gotti, siamo ormai a 2,5 km dall'arrivo, siamo in un tratto molto duro, molto impegnativo, con un testa anche a testa, attenzione perché Jalabert è in difficoltà, testa a testa tra Pantani e Gotti, con un Jalabert, la maglia rosa, in difficoltà. Foratura di Eras ed eccoci sul traguardo. Allora attenzione perché Pantani ha un ritardo in classifica generale di 22 secondi su Jalabert e Gotti ha un ritardo uguale di 22 secondi, quindi se riescono a dare un distacco di 12-13 secondi a Jalabert, chi vince la tappa indosserà anche la maglia rosa. Ed ecco la situazione, la classifica generale: Jalabert a 7 secondi di Luca, 16 Savoldelli, Rebellina 20, Pantani, Frigo e Gotti a 22 secondi, Simoni a 25, quindi se continuerà l'attacco Pantani, Gotti hanno 5 secondi di vantaggio nei confronti di Jimenez e Zulle, uno spagnolo e uno svizzero all'inseguimento, mentre a 14 secondi c'è Noè e Camenzin. Sì, oggi chi vincerà la tappa prenderà anche la maglia rosa, perché l'ultimo chilometro è durissimo, un corridore se va in crisi lì prende 15-20 secondi, un corridore come Jalabert che si è staccato a 2 km dall'arrivo penso che perda un po' di secondi, un po' troppi. Quindi testa a testa finale tra gli ultimi due vincitori del Giro d'Italia, Pantani e Ivan Gotti, un romagnolo e un bergamasco.
La cosa fa particolarmente piacere anche perché Gotti, dopo un anno disgraziato, è riuscito a ritornare quello che abbiamo visto 2 anni fa al Giro d'Italia. Veramente un bentornato a Gotti e un saluto a Pantani, i due atleti più attesi, più gettonati in campo nazionale, si ripresentano qui su questa Pantani saluta. Da Pantani, solo il pirata solo. Allora avevo parlato di tattiche, di attese, di possibilità. Quando la strada è cominciato a rizzarsi sui pedali, eccolo Pantani. C'è niente da primo fare. Primo attacco di Pantani. Pantani che dimostra che quando la strada incomincia a salire non c'è nessuno in grado di resistergli. Hanno scandito un ritmo forsennato i suoi uomini, Borgheresi e Forconi hanno fatto un lavoro incredibile, hanno ridotto il gruppo a una 40 di unità e appena la strada è diventata impegnativa con le pendenze intorno al 10% è partito Pantani e ha fatto il vuoto. Non ha voluto la grande impresa, ha veramente, come abbiamo detto, imparato a condurre tatticamente la corsa con grande saggezza. Ha messo i suoi uomini, lode a Forconi e a Borgheresi, ha messo i suoi uomini. Io pregherei i tifosi di applaudire. Maglia rosa, 35 secondi. Chiederei ai tifosi per la tappa, per le prossime tappe, di non dare delle pacche sulle spalle ai corridori, non fanno piacere, potete applaudirli, potete incitare, ma non date pacche sulle spalle perché fanno male. E questo è il consiglio di un atleta. Ultimo chilometro. Siamo all'ultimo chilometro, grazie per questo consiglio, mi rivolgo a Davide Tulle. Cassani, grazie per questo consiglio che hai dato ai tifosi, applauditelo. Correteli al fianco ma non dategli pacche sulle spalle. Adesso c'è anche Savoldelli, è passato adesso Kamenzid, è passato anche Axelsson all'ultimo chilometro che è molto impegnativo. Adesso sta passando anche Piepoli, vediamo anche Gonciar, molto De Paoli, bene. Lutenberger e Jalabert, passato in questo momento Jalabert con molto un ritardo bene. Di 40 secondi. Molto bene anche Axelsson, lo svedese, che era considerato un uomo di classifica, perde terreno Jalabert, guadagna. Attenzione, tanto continuamente c'è Pantani. Davide, vieni qua vicino a me così evitiamo di parlarci addosso uno con l'altro, visto che fra me e te ci sono ormai 5 metri. Ecco che arriva allora Jimenez e Gotti. 28 secondi tra Pantani e Jalabert, 48 secondi allora Pantani, Gotti a 14 secondi, Jimenez con Gotti, Zulle a 20 secondi, poi abbiamo Frigo, Noè a 34 secondi, Kamenzin a 48 secondi, Jalabert. Miceli sta passando adesso all'ultimo chilometro. Ed eccolo qua con le telecamere fisse che inquadrano il vincitore, il dominatore di questa tappa. Grande classe, grande potenza ma anche grande saggezza tattica, non aveva bisogno di grandi imprese, vi avevamo detto Pantani ormai ha imparato a fare il leader, ha messo la sua squadra al comando grazie a Forconi, grazie a Borgheresi e poi il colpo del knockout, uno scatto secco dopo essere stato in fuga con Gotti, il knockout. Siamo con un primo piano di Pantani. Pantani che taglia il traguardo, vince, alza il braccio. Pantani pronti a far partire il cronometro. Pantani che vince la tappa e indossa anche la maglia rosa. Dovrebbe essere Jimenez, eccolo qua, lo spagnolo Jimenez. Al Giro di Spagna 4 vittorie, qui deve accontentarsi del posto d'onore. Ecco Jimenez, poi Alex Zulle, poi ecco che arriva Ivan
Gotti, poi vediamo chi sbuca, ecco qua, taglia il traguardo Ivan Gotti. Ed eccoci con nell'ordine Noè, poi Buenaora e poi ancora Frigo a 35 secondi, mentre ora abbiamo visto Piepoli nella precedente inquadratura. Ecco che arriva Gonciar, poi Cadol, poi Kamensin, poi Piepoli e poi Axelsson, e poi ecco che arriva Jalaver e poi in ultima posizione in questo gruppo ecco che arriva De Paul. 1:05 circa il ritardo di Jalabert, quindi Pantani ha rifilato 22 secondi a Gimenez, 26 a Zulle, 33 a Gotti, 41 a Noè, Clavero e Frigo, 58 a Gonciar. Con Gonciar c'era anche il campione del mondo Kamensin. Adesso è arrivato adesso Di Luca con un ritardo di 1:33. Ma prima di Di Luca è arrivato Savoldelli, ecco che ora arrivano Virank e Sgambelluri e poi gli uomini della Kelme. Mi rivolgo a Eugenio, appena è possibile effettuare qualche collegamento sul traguardo chiedici immediatamente la linea. Allora ecco che le ammiraglie vengono fatte deviare, mentre esulta il padre di Pantani, mentre ecco che sta arrivando, è arrivato Mason Gasperoni, è arrivato anche Ivanov, un ritardo di 2:15. Allora commentiamo un attimo a livello tecnico-tattico questa, sta arrivando tappa, Rebellin, mentre ecco che taglia il traguardo Rebellin, 2:24 il ritardo di Rebellin, mentre ecco Miceli, il ritardo di Miceli 2:35. È bastato un chilometro per fare selezione. Questo è il giro, questo è Pantani. Sì, perché la tappa lunga, soprattutto il brutto tempo e questi ultimi 5 chilometri hanno creato una bella selezione. Sta arrivando anche Figueras con Secchiari e Gubert. A 3 chilometri all'arrivo lo scatto di Gimenez, ma appena raggiunto Gimenez è partito Pantani con Gotti e Kamensin. Un Pantani che vedete non è partito secco, ma è partito come di solito fa lui, una lunga progressione. E mentre vediamo l'attacco di Pantani, sentiamo il direttore sportivo di Pantani. Sì, segnaliamo che Pantani si sta cambiando nel camper, naturalmente tutti i corridori stanno cambiando il loro abbigliamento, perché come potete immaginare è fradicio. Martinelli, ieri lei ha detto speriamo che lo attacchino, così vedremo il vero Pantani, ha attaccato lui. Abbiamo aspettato gli ultimi 3 chilometri, la corsa l'abbiamo fatta noi, anche se è stato difficile oggi perché era una salita che abbiamo dovuto fare una fatica bestiale per tirare fuori veramente il gruppetto dei migliori. Speriamo che non abbiamo patito un po' troppo oggi, perché la squadra ha lavorato molto e abbiamo raccolto sicuramente il massimo che si poteva, però abbiamo un Gotti forte, abbiamo un Zulle che non ha mollato molto, perciò attenzione, Jalabert domani forse potrebbe anche riprendersi la maglia. Cioè, chi dice che il giro è finito adesso sbaglia. No, sicuramente sbaglia di grosso, perché le salite sì, oggi era una salita forse non adattissima a Pantani, però la squadra ha lavorato molto, ma abbiamo fatto molto fatica oggi. Adesso ce lo può dire, è finita la tappa. Era preventivato lo scatto ai due dall'arrivo, Pantani gliel'aveva preannunciato o no? O lui corre sempre così come viene? No, noi si parla sempre, la tattica si fa, dopo naturalmente è Pantani che improvvisa, però come ha corso la squadra era prevedibile che Pantani attaccasse. Ringraziamo il direttore sportivo Giuseppe Martinelli. Davide, e per Davide intendo Cassani, seguiamo questo finale. Allora, i direttori sportivi mi sembra aspetta, che intanto nelle dichiarazioni facciano sempre molta pretattica. Abbiamo visto Pantani arrabbiarsi con Gotti perché non gli dà una mano, ma probabilmente Gotti era il gancio e lo ha dimostrato, perché poi si è fatto anche raggiungere da Gimenez e Zulle. Andava su troppo forte Pantani, adesso fra l'altro siamo in una zona un po' più facile, 2 chilometri all'arrivo, e qui probabilmente se ne va. Difatti vedete, appena accenna la salita a ritornare, Gotti cerca,
bravissimo, vedete, ha cercato subito di dare una mano a Pantani, Pantani che ha buttato via la borraccia, non gli serve più, mancano 2 chilometri, vedete Pantani sbracciato, loro sentono un po' meno freddo perché gli ultimi 30 chilometri erano quasi tutti in salita, quindi non è che hanno patito molto il freddo, e adesso se ne va Pantani che eccoci qua. Pantani, aumenta Pantani, Gotti, il testa a testa finale che abbiamo preannunciato, ora lo possiamo vedere, possiamo seguirlo. Sì, nel tratto che abbiamo visto in precedenza, strada un po' più leggera, adesso vedete proprio che la pedalata si fa un po' più pesante perché la salita torna ad essere impegnativa, intorno al 10%. Pantani continua questo suo modo abbastanza singolare di andare in salita, mani basse come un velocista. Ma c'era Gaul che andava così. Sì, uguale, mentre vedete Gotti che sale seduto con le mani sulle manopole dei ecco, freni. Ecco, potete proprio notare la differenza tra il modo di attaccare, e Pantani scatta e Gotti si stacca. Sì, Pantani praticamente continua con lo stesso ritmo, vedete quanto si alzi sui pedali, si è messo seduto, ha cambiato rapporto, ha messo un rapporto un po' più agile ed è ripartito, ha un modo incredibile di andare in salita. Comunque un'ipoteca importantissima, adatto, anche perché ha smontato le velleità di tutti gli altri, cioè oggi Pantani il pirata ha detto signori. Ma l'avevamo sentita anche nelle dichiarazioni dei giorni precedenti, tutti avevano una paura terribile di Pantani, sul Monte Serino non è scattato nessuno, perché tutti avevano paura di un contrattacco di Pantani, cioè per scattare bisogna anche andare forte, l'unico che era in grado di poterlo fare era lui e lo ha fatto, l'ha messo, ma tutti se lo aspettavano, perché quando un corridore come Forconi e Borgheresi a 30 km dall'arrivo cominciano a imporre un ritmo del genere, tutti aspettavano uno scatto di Pantani negli ultimi 2-3 chilometri. Quindi grande forcing, controllo della corsa da parte della Mercatone 1 Bianchi, rapporto lunghissimo da parte dei gregari proprio per fare l'andatura, per portare al gancio i corridori, per dar poi modo a Pantani a 2 chilometri dalla conclusione di effettuare lo scatto del knockout. Scatto del knockout che ora noi stiamo appunto seguendo con Pantani che si volta, controlla, non c'è più nessuno in grado di resistere al suo attacco. L'ultimo è stato Ivan Gotti, vale a dire i vincitori delle due ultime edizioni del Giro, Ivan Gotti che comunque ha dimostrato di essere ancora competitivo, e adesso seguiamo, godiamoci questo finish, questo finale, questa apoteosi per Marco Pantani. Vedete proprio lo stile di uno scalatore, corridori leggeri stanno molto sui pedali a differenza dei passisti che invece sono costretti a salire seduti, anche perché sono più potenti, hanno più forza, quindi hanno possibilità di salire seduti, mentre Pantani sfrutta molto l'agilità, vedete con quanta grinta, con quanta rabbia riesca a sprintare, con quanta agilità dopo 253 chilometri, qui la salita è intorno al 10-11%, è molto ma molto impegnativa, ma lui la fa sembrare facile. Sembra che stia andando a cronometro, a proposito di cronometro, come si comporterà domani Pantani? Ecco, questo sarà un bel test per lui, di solito Gotti, parlando tra scalatori, è un po' più forte di Pantani, però l'anno scorso, soprattutto nell'ultimo cronometro, ha stupito tutti a Lugano. Vedremo domani. Anche perché potrebbe cambiare, come è stato detto in precedenza, Jalabert oggi ha preso una bella botta, perché un minuto e 5 secondi in 4 km di salita sono tanti, però domani potrebbe anche riprendere la maglia rosa, ma a questo punto non penso che con le salite che dovremo ancora affrontare possa combattere con corridori come Pantani. Però attenzione, perché la cosa interessante di questa tappa è stata la presenza di Zulle, che è andato fortissimo. Ne avevamo parlato di Zulle, ed ecco che ora ci viene presentata la nuova classifica generale dopo 8 tappe. Pantani in rosa, il suo vantaggio è di 23 secondi, di 38 secondi nei confronti di Jimenez, mentre c'è Gotti a 45 secondi, mentre l'ordine d'arrivo di questa 8ª tappa vede Pantani primo a 23 secondi, Jimenez 26, Jimenez spagnolo, Zulle svizzero a 26 secondi, Gotti a 33, Noè a 42, poi Clavero il campione nazionale iberico a 42, Frigo a 42 secondi, poi Gonciar a 58 e
Codol a un primo. Li avevamo beccati tutti, la media 35 e 385, i 253 chilometri di questa tappa, 7 ore, 9 primi, 10 secondi.